Ed eccoci al sabato di questa quarta settimana di Quaresima. Chiediamo al Signore di saper camminare anche in questa situazione di difficoltà, anche stando chiusi nelle nostre case, ma di saper camminare spiritualmente in questa Quaresima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Gli risposero: sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. Il Vangelo di oggi continua quello che ci siamo detti ieri, lo fa andando ancora più in profondità. Giudicare senza ascoltare, condannare senza conoscere. Potrebbe essere questo il richiamo che il Vangelo di Giovanni mette sulla nostra strada oggi. Quante volte anche noi giudichiamo senza ascoltare. A partire da quando siamo piccoli, quando non vogliamo tanto ascoltare quello che dicono mamma e papà, ma sappiamo già noi cosa vogliamo fare. E poi quando si diventa adolescenti questa cosa esplode ancora di più. Quando si è adulti, giudicare, condannare senza conoscere, quante volte, quante parole al vento messe lì perché bisogna dire qualcosa, quanti messaggini, quanti post scritti senza conoscere la verità delle cose, senza aver approfondito, ma sentendo un po' delle cose di pancia o prendendo magari anche delle fake news, delle notizie non vere, oppure senza la capacità di approfondire le cose. Ecco, questo che avviene nella vita ordinaria dei bambini, dei ragazzi nostra, dei giovani, degli adulti, può avvenire anche nella fede. Gesù viene condannato, viene giudicato quasi senza essere ascoltato. Gesù viene condannato senza andare in profondità ad ascoltare questo messaggio che lui ha da portare. Quante volte succede così anche per noi nei confronti della Chiesa che porta il messaggio del Signore, nei confronti di altre famiglie, nei confronti a volte di Gesù stesso. Non lo vogliamo più quasi sentire, non lo vogliamo più quasi ascoltare. Il Signore ci doni la capacità di superare il giudizio, di superare questa condanna senza appello che a volte facciamo per la vita degli altri, che a volte la facciamo anche per la vita delle persone magari più vicine a noi. Il Signore ci doni questa capacità di ascoltare la Sua parola, di lasciarci stupire, di andare in profondità nelle questioni della vita, perché non parliamo con la pancia, ma parliamo con la testa e con il cuore. Ripetiamo insieme: ti cerchiamo nella libertà, Signore. Ti cerchiamo nella libertà, Signore. In coloro che ci hai messo accanto. Ti cerchiamo nella libertà, Signore. Nei nostri progetti. Ti cerchiamo nella libertà, Signore. Nella nostra storia. Ti cerchiamo nella libertà, Signore. E raccogliamo le preghiere che ciascuno di noi in questa giornata porta nel cuore, nella preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Cari ragazzi e genitori, spero che godiate tutti di buona salute.
In questi giorni abbiamo capito il grande dono che Dio ci ha fatto, la vita. Proprio per questo dobbiamo approfittare di questo momento per riflettere sui nostri comportamenti, saper guardare dentro di noi e far emergere la parte buona e bella che ognuno ha. Dimentichiamoci di lamentarci delle cose che non abbiamo, di vedere negli altri solo difetti. La nostra Quaresima è proprio questa: imparare a guardare le cose con occhi diversi, quelli del cuore, che non giudicano, che sanno costruire qualcosa di buono anche dalle cose negative. Solo così diventeremo persone migliori e il tempo non sarà passato invano. Gesù in mezzo a noi. Allora ricordiamoci di ascoltarlo e pregarlo attraverso le mura di casa nostra. Buon cammino a tutti. Un bacio dalle vostre catechiste di quarta elementare. E il nostro saluto quest'oggi è per i bambini e le bambine di quarta elementare, anche loro che continuano il loro percorso anche di catechesi grazie al lavoro delle loro catechiste. Vi salutiamo, preghiamo per voi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.